Ciao a tutti, mi sono convinto di una variazione che ho fatto alla mia tecnica di tiro e alla fine mi ha convinto a continuare con questo sistema. Cosa ho cambiato? Beh, intanto mi sono accorto che nel tiro arco olimpico, e vi consiglio di andarvi a vedere i top level che tirano il World Cup, trovate i filmati su YouTube. Time to go for gold here in Paris as Kim Woo-jin gets this mighty matchup between Korea and the USA underway. E vedete che anche la loro tecnica è variata abbastanza, coreani, taipei, anche gli italiani stessi, americani, hanno variato leggermente la loro tecnica di tiro. Cosa hanno cambiato? Ebbene, questi cambiamenti poi li ho provati su me stessi e effettivamente hanno portato ad avere dei risultati tutto sommato migliorativi per quanto riguarda il mio tiro. Non dimentichiamo mai che sono un settantenne e non sono un atleta fatto e finito. Quindi tutto il mio rincorrere la performance deve tener conto anche del mio corpo e della mia struttura muscolare, che è quella che è. Quindi, però ricordiamoci sempre che più del 60% degli tiratori arco nudo sono ultra cinquantenni. Ok, detto questo, io ho sempre tirato con tutte le fasi della mia sequenza di tiro, quindi la partenza era questa, che era la pretrazione. Questa era la pretrazione, ma anche magari una pretrazione più lunga. Sappiamo che una pretrazione più lunga è conveniente perché porta il gomito, l'angolo del gomito con la spalla a 90 gradi mi permette di attivare la muscolatura dorsale e di sentire questa famosa rotazione della scapola verso la colonna vertebrale, che ti permette di spostare dal tricipite ai muscoli dorsali e di avere degli allineamenti anche muscolari tra forza resistente e forza di trazione. Ma questo movimento che io ho sempre fatto, quindi pretrazione o anche pretrazione lunga, ancoraggio e poi trasferimento, espansione, mira e rilascio. Benissimo. Dopo che sono stato curioso di vedere, ho cambiato la mia conformazione di tiro. E cioè ho eliminato completamente la pretrazione. Ho eliminato completamente la pretrazione e faccio direttamente l'attivazione dei muscoli dorsali durante la trazione. Come vedo fare a Kim Woo-jin, tra parentesi, che vi consiglio di andare a vedere i filmati su YouTube. Quindi mi ha un po' dato l'input Kim Woo-jin, grande campione coreano, sul tiro come tira con l'arco olimpico, e mi ha dato l'input per poter provare ad effettuare il tiro anche con l'arco. Come faccio? Quindi, presa della corda, 1, 2... ancoraggio, contenuti, rilascio. È una bella differenza tra questo movimento, fermo, tutto fermo, ancoraggio e rilascio. Da in un colpo solo, sempre partendo dall'alto, sempre con la freccia all'angolo, all'altezza degli occhi, esattamente come fanno gli archi olimpici. Quindi questo movimento, 1, 2, contenuti, 3. Avete visto che la differenza è notevole, ma soprattutto mi permette di concentrare il mio tiro, proprio la mia forma di tiro, concentrarla dall'ancoraggio al rilascio. E cioè tutto quello che è prima non mi toglie concentrazione, non mi toglie attivazione di tutto quello che è i miei pensieri, se non
dall'ancoraggio a rilascio. Io avevo grossi problemi dall'ancoraggio a rilascio, che era praticamente inesistente, i tempi dall'ancoraggio a rilascio. Una volta raggiunto l'ancoraggio, la freccia veniva rilasciata istantaneamente. E questo è una cattiva performance, perché non permette gli allineamenti, non permette... Non sto mirando, quando arrivo in ancoraggio la mira viene poi per ultima. Non sto mirando, ma sto cercando gli allenamenti spinta e trazione sul piano verticale, in modo tale che le frecce, ogni freccia sia uguale all'altra e la performance sia ripetibile. Quindi il mio tiro, io mi sono allenato ad avere il mio tiro che inizia all'ancoraggio. All'ancoraggio ho già un buon allineamento, una buona struttura sulla muscolatura dorsale e posso concentrarmi quei 1-2, ma impossibili 3 secondi, ma 2 secondi sono già veramente tanti, in cui io ho la ricerca degli allineamenti e ho la ricerca che spinta e trazione siano effettivamente sul piano verticale. Rivediamoli. 1-2, un secondo e mezzo, forse 2 secondi, ma il tiro è buono, il tiro è buono. Andatevi a rivedere il video sulla mira, e quando alcuni mi hanno chiesto come mai la punta rimane bassa e non riesco più a rialzarla. Andatevi a rivedervi quel video, andate a rivedervi il video sull'allungo dell'arco. Vedete che ha tutto un fil rouge, ha tutto una struttura continua che ha come scopo principale di non avere infortuni, di avere un tiro semplice, economico e molto 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 performante. Ok? Ma soprattutto non solo performante, ma questa performance deve essere continua, sempre. In allenamento faccio i punti, gli stessi punti li faccio in gara e così via. Giorno dopo giorno, domenica dopo domenica, gara dopo gara. Rivediamo per l'ultima volta. Quindi, niente pretrazione, niente fermo e poi parto, ma faccio il mio string. 1-2, rilascio. Ok? Provate, sperimentate, iscrivetevi al canale, commentate e chiedete tranquillamente e io rispondo a tutti, ok? Grazie, in bocca al lupo e buone frecce.